Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in un mio nuovo video. Oggi sono con Julie. Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, sono felicissima di essere qui. Vi parleremo di una cosa molto figa. Vabbè, ma vi parlerò nel Sì, video allora perché oggi sono in facciamo veste. in veste di ospite modella, però puoi Esatto. parlare, Sì, no, tranquilla. ma parlerò proprio un problema che non riesco a. Affermarmi. Allora, faremo un super glam. Oggi per voi ragazzi Sì, creeremo molto un look importante. bello strutturato, un po' il tuo look iconico voglio Spero mi abbiano creare. riconosciuto i ragazzi e È non Giulia quello. De Sì, Lellis. sono io. Ma dai, scema. No, scherzi a parte, sì, dammi una sistemata, per favore. Faremo un look super iconico, secondo me. Voglio fare, perché ultimamente ti ho truccato tante volte, ma non ho mai fatto vedere gli step. E nei post Instagram mi dicevano: facci vedere, ma cosa fai? Quali sono i segreti? Quindi, Esatto. questo sarà il mood di questo video. Truccherò con i prodotti Nabla a grande richiesta e vi mostrerò anche una super novità che è uscita in questi giorni. Vedrete all'opera la nuova palette Read My Mind, che è stupenda, eccola qui. E direi di iniziare subito con il video, non ci perdiamo in Sì, no, chiacchiere. Let's go! infatti. Allora, noi abbiamo già preparato la pelle, abbiamo fatto la skincare e concludiamo il tutto applicando l'amatissimo Viper, il lip plumper. Andiamo direttamente. Questo, ragazzi, è la vita. Inizia già ad agire, Rinfrescante. per chi non lo conoscesse, è un balsamo trattamento labbra volumizzante che si può utilizzare sia quotidianamente come balsamo labbra, ma anche come preparatore pre-makeup per rimpolpare e dare volume alle labbra. E funziona. Sì, ed è fortissimo. Pizzica. Pizzica, però cioè, è forte nel senso, è molto efficace. Sì. Tommy sta mangiando qualche fondo? Per quanto riguarda la base, visto che oggi facciamo un look strutturato, un look un po' da evento, andrò ad applicare il Close Up Futuristic Foundation, che è un fondotinta coprente, finish matte naturale, ma molto sottile, molto naturale sul viso. Se volete un effetto più luminoso, più glowy, anche più leggero, magari per un look quotidiano, vi consiglio lo Skin Realist, amatissimo, che è una vera e propria crema colorata. Su Giulia di Close Up utilizzo il colore L30. Che comunque questa texture per me che ha tutte queste È imperfezioni è perfetta, sì. perfetta. Tu È perfetta. lo usi già, Sì, lo lo strauso, infatti, conosci? chi mi segue lo sa, lo vede, insomma, che lo uso spesso proprio perché mi va a dare una coprenza incredibile senza mettere troppo prodotto e rimane molto leggero, mi piace. Vedete? Ha una coprenza ottima. E la cosa bella del close up è che rimane comunque leggero, sottile. Vedete che le labbra diventano rosse? Infatti si sta Perché il Viper percepisce. praticamente ha all'interno questo principio attivo che è un vasodilatatore, quindi ti porta il sangue in superficie, te le fa diventare più Pazzesco. rosse e si riempiono di volume proprio per questo motivo, è una cosa Pazzesco. fisica proprio. Sì. Comunque io Senza. amo questo colore di labbra, cioè a me il Viper piace principalmente perché mi dà questo colore. Io ho un po' le labbra tipo Sì, un un po' da po' poco, morto. poco pigmentate, sì. Sì, ma no, più pigmentate però tipo lilla. Cioè non ho un bel colorito naturale. Ecco, io vorrei avere sempre questo colorito qua. Allora, io come vedete lo sto applicando con il foundation brush, che adesso è disponibile anche nella versione singola, perché prima c'era solo nel kit quello acquamarina. Ok. E adesso c'è anche appunto tutto dorato, che è bellissimo. E ovviamente il fondotinta, ricordatevi sempre, applicatelo anche nelle zone attorno al viso, non come ha fatto Giulia Sì, quest'estate. io quando vado un po' di corsa mi limito a metterlo Qua. tipo solo un po' qua, un Giusto po'. poco prima alla fine del viso, cioè rimane un centimetro più in alto. Sì. A proposito di novità Nabla, voglio farvi vedere uno strumento che è appena uscito. Ve lo faccio vedere prima di inumidirlo, ed è la nuova spugnetta, la Sharp Perfection Makeup Sponge. Tu sei appassionata di spugnette, Sì, ti piacciono? molto bella questa. E sapete che in Nabla c'è la classica un po' più affusolata, quella rosa, quella rossa che è Quella rossa. tagliata e arrotondata sotto. Questa è una nuova versione tagliata su due lati e appuntita, affusolata Anche nella più parte piatta qui di bassa. quella rossa. Sì, è super Bella. tagliata questa qua, è perfetta per fare Sì, sì, baking, è sì. perfetta per arrivare negli angoli più difficili, ma anche per pressare e lavorare i prodotti sul viso, soprattutto quelli in crema. Quindi, per esempio, se vuoi sfumare un blush o tamponare un po' il fondotinta, è Tu perfetta. tamponi sempre l'eccesso del fondo, Sì, a me vero? piace, lo applico sempre con il pennello e poi vado con la spugnetta a lavorarlo in questo modo, si sì, ha un effetto più naturale. Abbiamo inumidito la spugnetta, vedete che ovviamente si gonfia, diventa ancora più morbida. Allora, io come sempre stoppo la base qui e inizio a truccare gli occhi, che sono il nostro focus oggi, e applico come base su tutto l'occhio un correttore. Questo è il Close Up Concealer, colore cream beige.
Applico il close up perché è un correttore che si autofissa, quindi mi fa proprio da primer. Utilizzando il pennello numero 209 dell'Aquamarine Set, in questo modo tu non solo hai una base tipo primer appunto sull'occhio, ma vai anche un po' ad uniformare Questo è Tommy, Tommy, che sta scusa. mangiando Tommy dei sta prodotti. assaggiando qualche nuovo Sì. fondo, nuovo correttore di Sta Nabla, anche testando un po' lui di sta prodotti. testando. L'ho preso dalla mamma. Eccoci qua. Tommy, scusate, ma... Tommy, lo facciamo vedere, eh? Vogliamo fare un saluto, Tommy, vieni qua. Tommy, vieni Vieni qua qua, dalla mamma, vieni qua, vieni qua. amore. Amore, eccoci qua. Ciao, amore. Saluta. Dai, saluta tutti i ragazzi e le Parla pure. ragazze. Sì. I nipoti lo amano per Mamma questo, mia, questa dote. stupendo, stupendo, stupendo. Tommy è Basta. veramente il cane più bello del mondo. Ciao ragazzi, è stato un piacere, torno a mangiare qualche fondo di Dani, fare la popò nella Cabina cabina armadio, cosa che ha armadio. fatto qualche giorno fa. Occhio che ti sta togliendo anche il Popò. microfono. No. Ovviamente, focus occhi, utilizziamo la nuova Read My Mind. Non vedevo l'ora di farvi vedere questa palette all'opera. È molto particolare e diversa dal Sì, solito, come molto potete interessante. notare. C'è uno specchio grandissimo e questa è una cosa che adoro fare. Anche a te piace Sì. togliere. Wow. Fantastico. E abbiamo all'interno 16 inedite tonalità, tutti colori nuovi, disposti in modo molto particolare, diverso dal solito, perché abbiamo delle linee cromatiche, come potete vedere, la Scarlet su toni più rossicci, la Rosé sui toni più rosati, la Sage su questi verdi e toni freddi bellissimi, la Honey che ha toni un po' più caldi con sottotono giallo. La particolarità di questa palette è che tutti i colori sono stati studiati con dei sottotoni un po' più neutri. Questo ti permette di avere dei colori sicuramente diversi dal solito, molto caratterizzati, molto particolari, ma allo stesso tempo molto portabili, Sì, molto ma anche abbinabili tra valorizzanti. loro, c'è cioè Esatto. questo gioco di... Cioè, se vedi per esempio i verdi, Sì. non sono dei verdi Sì. strani, sbam, sono dei verdi comunque molto valorizzanti per qualsiasi tipo di incarnato. E un'altra caratteristica è che, come potete vedere, le tonalità sono divise anche in quad, che sono Esatto. ispirazioni make-up. Quindi vedete, per esempio, questa qui ha un po' di sage, un po' di honey, questa qui altrettanto, ma su un'altra gradazione, e la stessa cosa anche per gli altri. Questi quad ovviamente sono dei look, completi, Sì, quindi delle tu con linee quattro guida proprio per colori. realizzare un Sì. make-up completo. Sì, perché hai quello scuro, hai quello chiaro, quello luminoso. Le texture sono tutte molto diverse, sfaccettate, con diversi riflessi. Adesso vedrete e io direi di partire. Sì. Per questo look abbiamo scelto questo quad, che sono un po' i tuoi colori. Sono dei marroni freddi, molto belli, molto ricchi come tonalità. E Intensi. iniziamo dal numero 13, che è questo nude marroncino taupe. Inizio ad ombreggiare la tua palpebra partendo dall'esterno e questo per dare già una leggera ombreggiatura. Questo colore è stupendo. A te piacciono i toni freddi, vero? Sì, ma secondo me mi stanno proprio meglio. Rispetto a quelli Sì, mi caldi. piacciono anche quelli caldi, però noto che su di me, o mi sono fissata con questa cosa dell'armocromia, non capisco, però effettivamente mi stanno No, meglio. ti stanno bene. Sì, Vero? sì. Meglio dei caldi, no? Allora, i caldi secondo me ti stanno bene se li sai usare bene, li abbini in un certo look. Quelli più freddi sono oggettivamente più valorizzanti, cioè anche se metti solo un colore stai benissimo. Ma Bello. sai una cosa che mi piace di come mi trucchi gli occhi tu? Che io ho gli occhi molto piccoli di base, perché sono piccoli i miei occhi, e a prescindere dal make-up, anche quello più felino, allungato, sottile, sembra che chissà che occhio Più grande grandi. ho. Molto Ma il più segreto grande. sta veramente nelle sfumature. Cioè le sfumature allargano lo sguardo, lo aprono. Molto Hanno amato tantissimo il look che abbiamo fatto per la prima di Gucci, di House vero. of Gucci. Sì, ne ho visti tantissimi, hanno provato a Sì, farlo. a A ricrearlo. ricreare molto bello. E quindi qual è stata un po' l'ispirazione per il make-up di oggi? Volevo ricreare una cosa simile. Anche per fargli vedere come abbiamo fatto, Sì, visto vedete com'è? I matte delle palette di Nabla sono sempre super facili da sfumare, ma allo stesso tempo pieni, pigmentati e vellutati quasi. Hai questo effetto strapigmentati, quasi sì. proprio levigato della pelle, come un filtro. Ok, prima di passare agli altri colori, volevo usare un altro dei miei prodotti preferiti Nabla, che sono i Q Pizzarro. Questi vengono direttamente dal mio kit. E sono degli stylo, dei matitoni multiuso. Alcuni colori io li uso anche sulle labbra, tipo questi Sì, qua, sono tipo questo bellissimi, lo amo. stupendi. Io vado ad utilizzarlo alla base delle ciglia e la particolarità dei Q Pizzarro è che sono molto morbidi,
Quindi all'inizio si sfumano benissimo, poi una volta che si asciugano si fissano, rimangono a lunghissima tenuta. Questo è il numero 2. Credo che attualmente sia sold out questo colore, ma tornerà presto. Ma sono tutti bellissimi, c'è anche il nero. Adesso metto il Cupizzarro anche nella rima interna. Ricordatevi sempre questa cosa, ragazzi, non dovete mai lasciare la linea interna chiara, struccata quando fate uno smokey eyes, completa veramente tantissimo il look. Ma trucchiamo solo sopra o sopra e Anche sotto? sotto, voglio fare proprio uno Ah, lo smoky smokey, sì. tutto. Sto usando per fare le sfumature il pennello numero 301 dell'Amethyst Set. E un'altra cosa, ragazzi, i pennelli di Nabla sono la vita, sono stupendi. Io mi diverto per usare tanti pennelli, mi piace proprio tantissimo il pennello come No, ma più che strumento. altro hanno una scelta, cioè, imbarazzante, ce ne sono tantissimi. Se ce ne sono tanti, tutti super morbidi, super di qualità. A questo punto vado con il numero 9 della linea Sage, che è questo marrone bruciato, freddo, scuro, bellissimo, Bello. quasi nero questo marrone, e vado a tamponarlo nella parte esterna dell'occhio per allungare, e lo porto anche all'interno della riga, solo nella parte più esterna. Adesso prendo sempre dal set Amethyst il numero 203 e riprendo il numero 13 della linea Honey. E vado a risfumare i contorni. Bisogna anche ritornare più volte sulle sfumature per un effetto più diffuso. E poi ovviamente io adesso sto seguendo un quad perché mi piaceva anche l'idea di farvi vedere appunto uno di questi look ispirazione già all'opera. Però voi potete anche mischiare liberamente tutti i colori. Nessuno vi vieta di farlo. Sono proprio studiati per essere utilizzati tra di loro in armonia. Però è bellissima questa cosa di avere una sorta di Un'idea, indirizzo, se... sì. Anche secondo me. Sì, questo potrebbe essere un look quasi più un po' anni 90, un po' supermodel look anni 90, era un po' così, tutto matte, con la palpebra più chiara, sempre opaca, che si può fare tranquillamente per esempio mettendo questo color crema lì, però io adesso voglio dargli un twist più luminoso, quasi effetto bagnato. Questo effetto come lo diamo con i Celestial. I Celestial sono una formula, un finish iconico, Nabla, sono questi qui. Che hanno questo finish quasi bagnato, vedete, super lucido. E in questa palette lo troviamo sia nel numero 10, che è questo marrone freddo, un po' oliva, olivastro, sia nel numero 7, che è questo rosato, che è quello che abbiamo usato l'altro giorno Sì, per il look San di San Valentino. Valentino. Bellissimo. E c'è un altro colore che ti voglio far vedere, il numero 5, questa è una cosa magica. Qui non capisci, ma ti faccio vedere lo swatch. Ah, sono quelli che cambiano È colore. un trichrome, ha tutti i riflessi diversi che vanno dal rosa In al base alla luce, verde. bellissimo. È una cosa spaziale, veramente stupendo. E lui è l'unico così di questa palette? È l'unico trichrome all'interno della palette, però sono tutti E gli altri fighi. hanno questo effetto Questi bagnato. due hanno un effetto bagnato, questi qui sono dei metallici un po' più classici, però comunque sempre Super super pigmentati. pigmentati, lucidi, Bellissimo. luminosi. Ti faccio vedere anche lo champagne. Vedi che bello, Bellissimo. questo è un po' pescato. Andiamo con il nostro Celestial. La formula Celestial è forse una delle mie preferite in assoluto. E vado con le dita, vi consiglio di applicare il Celestial direttamente con le dita perché ha una texture quasi cremosa, quasi bagnata e rende molto meglio perché aderisce proprio alla base che abbiamo applicato precedentemente. E questo colore è proprio quasi un po' smoky, ha una base un po' bruciata come tono, super glamour. Anche da red carpet, bellissimo. Se per esempio avete la side by side palette, i Celestial sono Better Society, che è questo qua, Ah, super con famoso, nocciola, nocciola, bellissimo, e l'ho Body and usato. Soul, la versione un po' più rose gold, chiara. Better Society l'abbiamo usato un sacco a Gran Sì, Canaria quest'anno. abbiamo fatto un sacco di look sia da giorno che da sera. Quindi ora stiamo riempiendo tutta la palpebra, Stiamo giusto? riempiendo tutta la palpebra, esatto. Magari me lo riguardo però. Eh sì. Cioè, ci sta. Però nel frattempo studio. Allora, adesso, a proposito di spaziare, giocare con i colori, io vado con il numero 8 della palette, che è questo color crema, che si può utilizzare sia come classico color crema all'interno dell'occhio, come punto luce, come volete, ma anche per aiutarvi nelle sfumature, ragazzi. Se volete il vostro smokey super diffuso, dove non si vede l'inizio di un colore e la fine di un altro colore, prendete un colore più chiaro della vostra tonalità e lo sovrapponete con un pennello morbido, questo numero 304 del Ruby Set, e andate in questo modo a sfumare tutto.
Perfettamente. Mi sto un po' sbirciando, ma sì. Che bello che è. Questo è bello. Voglio metterti un punto luce e andiamo con il numero 14, così abbiamo usato tutto il nostro quad, che è questo champagne giallino, sottotono proprio color miele. Questi punti luce sono bellissimi per qualsiasi tipo di look, perché sono super lucidi, specchiati. È un make-up apparentemente molto semplice questo qui, però ha la sua struttura. Sì. A questo punto è il momento di correggere la zona del contorno occhi, uno dei miei momenti preferiti, forse anche il tuo. Sì, anche perché c'è quello switch. Che è quello switch. E vado con il Regeneration Uplifting Creamy Concealer. Tu ne hai mai provato nuovo, questo qua? Sì, mi piace molto, molto bellissimo. Leggero, bellissimo. Idratante, elastico, però comunque coprente. Sì, è una bella coprenza. Lo metto anche sulle imperfezioni quando non ho voglia del fondo e non voglio avere un effetto troppo coprente. Ci sta. Adesso è nuovo, quindi dobbiamo girare un po'. Ovviamente questo lo lascerò a te, quindi lo applico direttamente. Okay. Questo è cream beige e vado ad applicarlo direttamente nelle zone in cui vogliamo correggere, illuminare e anche idratare. Io utilizzo il correttore anche per ripulire la linea del make-up e liftare lo sguardo. Tra l'altro, cosa che ho scoperto di recente, grazie a lui poco fa, è cioè le stesse tonalità di questo nuovo sono quelle del vecchio, quindi anche sì. Per il colore. Sì, sì, le stesse tonalità del Regeneration sono quelle del Close Up, quindi se già lo avete è facilissimo trovare il vostro colore. Io vado anche nella parte centrale e in realtà mi piace utilizzare un colore un po' più chiaro, questo è Ivory. Un piccolo dot vado ad applicare nella parte centrale del viso per illuminare ulteriormente e vado anche al centro del naso. Per applicazione utilizzo il numero 305 del Ruby Set, che è un pennello perfetto per il correttore. E vedete la texture come si fonde con la pelle. Allora, vedete, adesso sto utilizzando la spugnetta di prima. Da questo lato l'abbiamo utilizzata per sfumare il fondotinta. Dal lato più piatto possiamo utilizzarla per tamponare e liftare ulteriormente la zona del contorno occhi. Vedete com'è perfetta per questo scopo? A questo punto andiamo a fissare la base e io vado a farlo con la Smoothing Press Powder. Allora, questa cipria, ragazzi, è una delle ciprie più belle in assoluto. Possiamo dirlo, la vita. È la vita. La vita. È super, super levigante, sì. Semi-trasparente, cioè comunque è colorata ma è molto leggero, leggera la coprenza. Io che ho un bel poro importante devo dire che... agisce bene, funziona bene. Allora, su Giulia vado ad utilizzare la light e la vado a prendere direttamente con la spugnetta. In questo modo facciamo anche un soft baking. Quindi vado a tamponarla, vedete, in questo modo. Voi vedete l'effetto di levigatezza che si ottiene. Cioè, è una cosa incredibile. Ok, vedete ragazzi la differenza di texture da questo lato a questo? E lo sento proprio che... sta agendo, sta funzionando. Sì, questo è proprio, alla fine è baking, però un po' più soft, perché ovviamente stiamo applicando uno strato più sottile. Quindi tu qui in questa zona proprio non ci vai con la... No, perché siccome non voglio un effetto troppo coperto, troppo strutturato, io poi prendo un pennello morbido, questo qua è il Cheek Shaper, e vado... togliendo il baking a fissare anche un po' la parte più esterna. E non si sposta dopo con la terra questa zona qui che è sempre un incubo? 04 Cupid's Arrow, guarda su. Vado all'interno dell'occhio. Vedete l'intensità di Cupid's Arrow. Poi vado con il Cupid's Arrow marrone numero 2, guarda su, alla base delle ciglia. Quindi il nero lo metto solo all'interno. Anche te di base, non esageriamo quasi mai col nero. Cioè o facciamo lo smoky tutto nero... oppure lo usiamo sempre con parsimonia. Sì. Infatti anche all'interno di questa palette non c'è un nero, perché abbiamo voluto dare un'alternativa un po' più, forse più elegante, di un colore intenso, che è quel marrone fumé. Vedete come l'occhio si duplica in termini di grandezza? Cioè sembra gigante adesso. Abbiamo già applicato delle ciglia finte, ovviamente sono andato con le Lash Lash di Sweet Lashes. Abbiamo anche sistemato le sopracciglia, ho utilizzato la Brow Divine in Neptune, di Nabla, bellissima. E adesso completiamo il nostro make-up occhi applicando il nostro ombretto Celestial numero 10 sulla sfumatura inferiore, guarda su,
per dargli un micro riflesso. Voglio mettere, perché non possiamo non mettere un tocco di tricrom. Come punto luce. Il numero 5. Sì, no ragazzi, dai. No, se dovete lo metto, chiudi l'occhio. Lo vado a mettere proprio al centro della palpebra, ma solo all'attaccatura delle ciglia. Così quando apri dici... Un punto curiosissimo. Un punto di curiosità, capito? No. Per creare quella cosa. È bellissimo. È bellissimo. Chiudi. Bello. No, non hai idea. Non so se si vede in camera. Sì, ha proprio questo switch. No. Posso dire, stupendo. È stato azzeccato come punto? Pazzesco. Sì, perché poi era una base trasparente. Una cosa che puoi stratificare su altre cose, come dire. Sì. Ma tu dalla Puglia, no? Cioè, tutto l'hai preso. Io mi trasformo. Non mi capacito. È arrivato il momento sacro. Sì, sacro, lo possiamo dire. Lo possiamo dire, sì, oggi. Mascara. Vicious Mascara. Vicious Mascara, un mascara meraviglioso. Va a riempire le ciglia dalla base e dà questo effetto che io chiamo spiky lashes, perché è super pieno la base, diventa più sottile sulle punte ed è extra extra nero. Sempre con il cheek shaper vado ad utilizzare come bronzer lo skin bronzing colore Dune, che è il colore un po' più caldo dei quattro. E questo perché ci piace sia dare dimensione al viso, ma anche un tocco di calore. Gli skin bronzing sono bellissimi perché hanno una texture molto sottile, non fanno macchia e sono stratificabili. Non è scontato da trovare nelle terre, perché spesso è un attimo che ti lasciano il macchione subito. Vedete che io vado quasi a tamponarlo nello stesso tempo. Vedete che bella la sfumatura che si crea. Allora, sulle labbra facciamo una cosa che facciamo sempre: creiamo una struttura definita, che è diventata anche questa, si può dire, la vita. Con la vita. E noi lo facciamo con le Close Up Lip Shaper, che sono delle matite labbra nude perfettamente studiate proprio per, come dice il nome, creare la forma perfetta per le vostre labbra. Ci sono 6 colori adesso a disposizione. Noi utilizziamo su Giulia la numero 3. Possiamo dire che ha una durata pazzesca. Durata pazzesca, texture super morbida, ma soprattutto i colori nude più belli che abbiate mai visto. Per quanto riguarda la forma, quello che faccio sempre io è andare fuori dall'arco di Cupido, in questo punto qui. Andare poi a seguire la forma naturale sul lato più esterno. Vado a riempire con la matita anche i bordi per creare quasi un effetto proprio contour delle labbra. E poi per il labbro inferiore Giulia lo ha molto arrotondato. A noi piace dare una forma un pochino più squadrata, soprattutto nella parte centrale. Vado quasi orizzontale qua e poi salgo in obliquo. C'è proprio questa tecnica geometrica che se applicate 100% vi viene una bella bocca. Sì, assolutamente. Questa è la forma diamante. Andiamo a colorare le nostre labbra con un prodotto che io adoro alla follia, e sono i Two Reasons. Questo è il colore che ho scelto per questo look, che è il Soft Nude. È un bellissimo nude rosato, texture non super coprente, da questo colore molto naturale, e si può utilizzare sia sulle guance che sulle labbra. Vado con il pennellino numero 210 dell'Aquamarine Set, vado ad applicarlo su tutte le labbra. Vedete che bello questo nude. È bellissimo anche se non applicate la matita, per un effetto più easy, anche da giorno, tamponato sulle labbra. Nella parte sinistra del prodotto, come vedete, c'è un balsamo che si può usare sia per dare un tocco di idratazione in più alle labbra, un tocco di luminosità, tipo gloss, ma anche sulle guance per creare un effetto glowy super moderno. E la cosa bella è che appunto in questo modo andiamo a matchare lo stesso colore anche sulle guance. Vado con la mia spugnetta, sempre quella nuova, e vado al centro delle guance. Quindi dopo la cipria, dopo tutto, all'ultimo. Sì, sì, io alla fine. Perché ti dà anche quel tocco di luminosità, radiosità in più. E non sposta la base? No, se vai con la spugnetta ovviamente no. Se vai con un pennello magari... Un po' di più. Un po' di più può succedere. Così invece lo andiamo a pressare. Ultimo step, andiamo con il balsamo. Io vado sempre con la spugnetta, in questo modo, e vado nei punti più alti del viso a tamponare in questo modo. Vedete che bel glow ci dà? Basta gli illuminanti classici metallizzati, un po' glitterati, quelle cose sono un po' passate. Questo è un glow più moderno, più contemporaneo. E se vogliamo, ovviamente, possiamo mettere lo stesso colore, cioè lo stesso balsamo, anche sulle labbra.
E quindi ragazzi, questo è il look finito, completo di capelli che ha appena realizzato Andrea. Sì, abbiamo fatto così una piega molto fresca, easy, anche fresca. Questa. E questo è il look che abbiamo realizzato con la nuovissima Read My Mind Palette di Nabla, che è ufficialmente disponibile sul sito di Nabla in tutti i rivenditori autorizzati. Io vi do un grosso bacio, ti ringrazio sì, Giulia per essere Dani, grazie. Venuta ospite in questo video. Grazie, grazie a te. Grazie a tutti per averci seguito. Esatto. Un bacio grande, ragazzi.